Con Sapori di casa mia, oggi andiamo in Abruzzo a preparare una deliziosa e saporitissima minestra di cardi. Per prepararla abbiamo bisogno di un cardo, ovviamente, che andremo a pulire e mettere in acqua acidulata con il limone. Poi prepareremo delle polpettine con uovo e parmigiano, la carne macinata è di manzo e pollo. Serviranno delle rigaglie da saltare in padella con un po' di burro da cuocere con la passata di pomodoro, il vino e del brodo di cappone, è prioritario che sia il brodo di cappone, da servire alla nostra minestra con dei crostini tostati al forno. Come pulire il cardo? Facilissimo, innanzitutto prendiamo un limone e lo andiamo a spremere dentro una boule con dell'acqua, in modo che l'acqua acidola con il limone ci renderà il cardo bianco, non lo farà diventare nero, perché il cardo è un po' come i carciofi, se avete presente, no? Come li apriamo, li puliamo, diventano subito neri. Togliamo il fondo ed iniziamo a pulire togliendo i fili, perché il cardo non è altro che un parente del sedano, no? Pieno di fili da togliere. Ad ogni taglio che facciamo andiamo a togliere i fili, tiriamo, perché poi mangiare il filo non è buono. Visto che noi dobbiamo fare una minestra di cardo, lo possiamo tagliare anche in piccoli pezzettini in modo che almeno già è pronto da lessare. Come vedete è facilissimo da pulire questo cardo, ci vuole un pochino di pazienza, ma tutto sommato basta eliminare tutti i fili e le parti coriacee. Adesso non ci resta che andare a bollire il cardo, meglio, lo lasciamo una mezz'oretta in acqua acidula, poi lo sciacquiamo e lo lessiamo in acqua bollente salata. E mentre i cardi si stanno ammollando in acqua e limone, andiamo a preparare le polpettine piccoline di carne. Ci servirà della carne macinata di manzo e pollo. Metteremo parmigiano e, visto che la carne che io sto utilizzando è poca, utilizzerò soltanto un tuorlo. Un pizzico di sale. Le polpettine sono semplicissime, non hanno bisogno proprio di nient'altro, soltanto carne tritata di manzo e pollo, parmigiano o, se preferite, potete anche mettere del pecorino. A vostro gusto. Il nostro impasto per le polpette è pronto, adesso andiamo a mettere olio di semi di girasole in un padellino per poterle friggere. Dobbiamo preparare delle polpettine piccole piccole piccole, quindi non serve neanche tanto olio. Andiamo a prepararle. L'olio è a temperatura e iniziamo a friggere le nostre piccole, minuscole polpettine. Come vedete non serve passarle nel pangrattato, soltanto carne macinata di pollo, vi ricordo, manzo, un uovo e del parmigiano o, se preferite, il pecorino. E le nostre polpette sono pronte. Non ci resta che scolarle su carta assorbente. Ed è tempo adesso di preparare questa nostra minestra di cardi. Accendiamo il fuoco e iniziamo a sciogliere il burro che utilizzeremo in questa casseruola. Aggiungiamo adesso le rigaglie di pollo che io ho già precedentemente tritato a coltello e andiamo a soffriggere. Uniamo adesso un po' di vino bianco e lasciamo sfumare le nostre rigaglie. È il momento di aggiungere i nostri cardi che abbiamo lessato una ventina di minuti, tagliati a piccoli pezzi. Aggiungiamo un po' di passata di pomodoro.
E per ultimo le nostre polpettine. Non ci resta che lasciar bollire qualche minuto la nostra minestra e tra poco sarà pronta. E la nostra minestra di cardi abruzzese è pronta, abbiamo un integolo bello saporito, andiamo a servire. Guardate che meraviglia! E per completare non ci resta che mettere qualche piccolo dadino di pane che abbiamo abbrustolito nel forno. La minestra di cardi abruzzese è servita, sapore di casa mia!